Allora, cosa possiamo fare stasera? Uscire ancora a mangiare o leggere? Studiato a casa? Beh, potrebbe essere una buona scelta studiare a casa, effettivamente. Dove devo farlo? Questo tavolo è perfetto per lavorare un po'. Al momento non hai lavori da fare a questo tavolo. Ok, lavorare in che senso? C'è una scrivania. Se studiassi qui, la conoscenza potrebbe aumentare. Vuoi studiare? Certo. Ci sono gli esami tra un po'. Tanto vale farlo. Hai deciso di studiare. La tua statistica di conoscenza è aumentata. Non abbastanza, purtroppo. Beh, è pur sempre lunedì oggi. Senti, due studentesse chiacchierare. Oggi i club culturali cominciano ad accettare candidature. Tutti possono unirsi, anche se fanno già parte di un club sportivo. A quale club culturale potrei candidarmi? Vuoi far parte di un club sportivo anche di uno culturale? Così finirei per fare pena ad entrambi, no? Ah, non c'è bisogno di essere così spietata. Guarda che ci ho riflettuto a lungo. Lo studio e i voti sono importanti, ma penso di dovermi unire a un club per migliorare le mie abilità sociali. Oh, allora perché non ti iscrivi al nostro club? Se fai sul serio, sei la benvenuta. Che club sei tu? Devo prepararmi. La mia borsa. Oh no. Ah, ma dai! Ah no, non è il club di calcio, è attività sportiva, ok. Buongiorno, oggi vi farò correre tanto da farvi male i muscoli. Non fate quelle facce bastonate, i muscoli sono importanti. Perché voglio farvi correre fino a sfiancarvi? Perché è così che i muscoli si rafforzano efficientemente. Ehi, Phoenix, rispondi a questa. Come si dice quando guadagni più massa muscolare in seguito all'affaticamento o all'esercizio? Supercompensazione? Hai dato la risposta che ritenevi corretta. Deve aver fatto palestra, Phoenix, esatto, si dice supercompensazione. Se riposi qualche giorno dopo aver fatto lavorare i muscoli, ti ritrovi con più muscoli di quando hai iniziato. Sfruttando questo processo a proprio vantaggio, si possa ottenere massa efficientemente. Ora, basta chiacchiere, vi farò correre fino allo sfinimento. Dimenticatevi delle altre lezioni, correte e basta, lavorate sodo, potete farcela. Hai risposto correttamente. La tua conoscenza è aumentata, ma ancora non abbastanza da salire di grado. Mannaia. Oggi le lezioni sono finite, stai aspettando che Yukiko si riprenda. Ricordati che sei stato detto che puoi unirti al club culturale, forse puoi capire come fare dalla sala docenti. Ma la sala docenti dov'è? E tu che problema hai? Primavera, siamo in primavera, vero? Prima di tutto ho pensato, che schifo, mi è capitato Murdoch come insegnante. Ora però, la mia primavera non è ancora finita. Potresti fare una cosa per me? Va bene? Ok, bene, vorrei che tu conosci la ragazza della nostra classe che va sempre sul tetto. Vorrei che mi dicessi cosa vuole fare. No, non intendevo questo. Ecco, mi chiedevo cosa vuole fare lassù, tutto qui. Ecco perché me lo chiedo, ok? Grazie, ti devo un favore. Missione accettata, la fanciulla sul tetto. Beh, allora, se è quella che penso io, è lì a pensare ai fatti suoi e al meteo, mentre un'altra parlava di iscriversi tipo all'università. Ehi, ci sono dei ragazzi qua. Allora, se parla di lei è il meteo, se parla di lei è l'università. Uno dei tuoi compagni di classe era interessato a questa ragazza, giusto? Ah, che succede? Perché sei sul tetto? Beh, perché mi piace, si vede bene il cielo, è una bella sensazione, non credi? Avete esaurito gli argomenti di oggi, meglio tornare un'altra volta. Forse avrei dovuto chiedere dei sogni, sai? O forse devo completare tutto quanto. L'aula di musica usata per l'orchestra, vuoi unirti all'orchestra? Facciamo un giro, vediamo com'è. E c'è anche la ragazza del tetto, credo, il modello mi sembra quello. Bella la musica. Aula di musica del liceo Yasogami, hai assistito alle prove dell'orchestra. Da 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 da. È la ragazza di stamattina? Può essere. Era al piano di sopra? No, era questo qua. Usata come club di teatro. Vediamo com'è. Club di teatro del liceo Yasogami. Hai assistito alle prove degli studenti. Ok, ragazzi, passiamo agli esercizi vocali. Ripetete con me. Tre tozzi di pan secco in tre strette tasche stanno. Non male. Allora, prima di scegliere quasi quasi vediamo chi è disponibile oggi. Ho visto Yosuke prima. Chie io credo che non la vedremo fino a che l'altra ragazza non torna. Vorrei però, visto come dicevo l'altra volta, vedere se c'è qualche previsione interessante.
Usa Robos e Q-Site infusione, bonus statistiche media aggiunto. Potrebbe essere interessante. Dai, va bene, voglio fare principato e ottenere una persona con dei bonus, dai. Allora, mi dice che non potrò concedere potere aggiuntivo, però il bonus alle statistiche dato dalla giornata e visto che usiamo Robos dovrebbe uscire fuori, giusto? O forse intendeva entrambi. Cioè, dovevo usare sia Orbos che quell'altro. Sono principato, percorrerò con te il cammino verso la gloria. Oh, finché non spendo soldi a me va bene. E no, non ha ottenuto poteri. Allora, visto che ho ricaricato il salvataggio perché sono furbo e non ho salvato prima di entrare nella stanza di velluto, vediamo se avevo ragione. Proviamo a chiederle dei suoi sogni. Voglio diventare una veterinaria, è per questo che studio così tanto. Avete esaurito gli argomenti. Ok, probabilmente è come dicevo, dobbiamo venire tutti e tre i giorni e scoprire nel concreto il tutto. Oh, che culo, ho vinto un premio e ho anche preso un trofeo. Dammi questa, dai. Che culo. Secondo premio? Peccato. Cosa sei? Sembra un Evilution che ha avuto dei problemi. Ti giuro che se mi esce un errore di fusione sono contento lo stesso. Guardalo, sembra un Evilution che è uscita male. Ma perché? E ok, Q-Sit l'abbiamo ottenuto. Abbiamo anche Orobos. Cosa possiamo fare con questi due? Se la faccio a 3 funzionerà lo stesso? Possiamo fare anche principato esattamente così. In bonus alle statistiche condizionati dalle previsioni future, principato ha guadagnato ulteriore potere. Ok, non mi sembra ci sia nessuno in giro. Questo vuol dire che proverò a iscrivermi al corso di teatro. Entra nel club. Club del teatro del liceo Yesugami. Vediamo qualche scioglilingua. Pronti? 7 scettici scacchi sciocchi con l'asiatica. Ah, 7 scettici sceicchi sciocchi con l'asiatica a Shanghai. Continui a sbagliare, sicuro di essere il presidente del club? Wow, che stronza. Oh, un nuovo iscritto. Sei Phoenix del secondo anno, giusto? Quello che si è trasferito. Bene bene, benvenuto al club di teatro. Io sono Nagai, il presidente del club, e questa è... Sono Yumi Ozagawa. Sono del secondo anno, proprio come te, piacere di conoscerti. Non so perché avrei detto che eri del terzo addirittura. Yumi, stai già cercando di accappare... Oh no. Stai già cercando di accarappiare quello nuovo? Eh? Neanche per sogno. Comunque sia, continuiamo con gli esercizi. Non abbiamo un palco né una sceneggiatura, quindi per ora facciamo solo pratica. Non sarà difficile mettersi in pari, vedrai. Il nostro club si riunisce il lunedì, martedì e il giovedì. Tranquillo, non ti butteremo fuori se non ti farei vedere spesso. Ma più farai pratica e più migliorerai, no? Credo che far parte di un club di teatro possa aiutarti a migliorare la tua eloquenza. Ok, quindi dialettica. Ah già, io sono la vicepresidente del club, anche se non do chissà quale contributo. Non preoccuparti, Mitan. So che metti in anima e corpo nel club. E poi, sei così carina. Non chiamarmi Mitan davanti a tutti. Wow, sembra un club piuttosto accogliente. Star-kun, non far caso a loro. Facciamo pratica, ok? Inizieremo con le lezioni vocali. Beh, oh. Abbiamo trovato una nuova amica. Esatto, concentrati sullo stomaco. Butta fuori l'aria e poi di Bravo, sei migliorato molto da quando abbiamo cominciato. Yumi sembra fiera di te. Oh, si è già fatta l'ultima ora. Sono andati via tutti. Non me ne ero neanche resa conto. Ci vediamo la prossima volta. Non mancare, ok? Vorrei ritirarmi. Va, sì signora, ok. Mi fa piacere constatare che sai prendere ordini. Yumi sorride allegramente. Beh, deve essere stato il destino a portarci qui. Facciamo del nostro meglio con ciò che abbiamo. Sei entrato a far parte del club di teatro e hai fatto conoscenza con Yumi Ozagawa. Yumi si dedica anima e cuore nella recitazione. Percepisci l'accenno di un legame formarsi fra te e Yumi. Che sarà la carta del... la stella, secondo me. Vediamo se ci ho azzeccato. No, il sole. È una stella. Tu sei me e io sono te. Hai instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai persone dell'arcano del sole. Principati era del sole o era giustizia? Perché se era del sole proprio me la son presa al culo. Proprio per sfiga. Ah già, sei mai stato a vedere una rappresentazione teatrale o un musical dal vivo? Posso prestarti un DVD, ti aiuterà ad affinare la tecnica. Gli altri membri del club di teatro non guardano queste cose e nemmeno ne parlano. Beh, lei mi sa che è veramente
improntata a queste cose. Gli altri, beh. Yumi ti ha parlato di recitazione con entusiasmo mentre uscivate insieme dalla scuola. E la mia dialettica non è aumentata neanche un pochino? Ma chi caca? Bentornato. Oggi sono andata a fare compere, il frigo è pieno di cose da mangiare. Voglio pettarti, voglio fare patte 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 sulla testa, piccolina lei. No, era giustizia. Dai, mi è andata bene. Beh, mi sembra che a livello di persone comunque stiamo andando decentemente. Proviamo a cucinare allora, vediamo cosa possiamo fare. Hai aperto il frigo, c'è parecchio cibo all'interno, potresti preparare il cibo per domani. Vuoi passare la serata a preparare il pranzo per domani? Va bene. Vediamo come si fa. Sorprendentemente hai gli ingredienti per preparare del maiale allo zenzero. Hai deciso di preparare il maiale allo zenzero. Zac, 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 zac. Come prepari la carne di maiale? Dovrei chiedere a mia madre qua. Lo incido col coltello. Hai inciso la carne e l'hai sfregata con la marinata. Il risultato è perfetto, ha un aspetto delizioso. Hai ottenuto il maiale allo zenzero aromatico. Ma me lo mangio davvero? È tipo un oggetto di cura. Oh, è andata bene. Ora ho voglia di maiale agrodolce. Senti degli studenti parlare. Ah, già, hai sentito? Hanno ritrovato Yukiko Senpai. Ah, sul serio? Questo significa che non c'entra niente col caso? E io che ne so, ho solo sentito qualcuno che ne parlava. Ah, ma Yukiko Senpai poteva essere il nuovo bersaglio dopo Saki Senpai, no? Il colpevole sta sicuramente scegliendo le sue vittime in base all'aspetto. Cosa? Ma quelle due sono completamente diverse. E poi dicono che Saki Senpai se la spassava con un mucchio di ragazzi. Wow, certo che le voci... E questo? Certo che le voci passano velocissimo e distorcono tutta la realtà. Tra l'altro, hai sentito? Stanotte dovrebbe iniziare a piovere. Questo è il giorno finale, forse. Ah sì, davvero, non lo sapevo. Quindi se stanotte piove, dobbiamo guardare il canale di mezzanotte se succede qualcosa. Cosa sei? Perché tutti i professori di sto gioco fanno schifo? Dov'è Ushimaru? Ho sentito che c'è un misterioso animale che dimora nell'area commerciale. A quanto pare è capace di trovare l'erogatore del resto dei distributori automatici. Non ho capito. Non è incredibile? Persino gli animali capiscono il valore del denaro. Sarà meglio tenersi stretto il portafogli d'ora in avanti. Studenti, forse la vostra età non lo capite, ma i soldi sono vitali. Senza è impossibile vivere. E sappiate che l'intelligenza non garantisce ricchezza. Comunque, meglio se mi concentro sulla mia lezione. Vediamo, eravamo rimasti alla proprietà dei numeri. Dunque, signorina Satonaka, dimmi, quali dei seguenti numeri non esistono? Quali erano? Tu lo sai, Star-kun, è la prima volta che li sento. Forse gli sposati a sto punto. Hai suggerito la risposta che ritenevi corretta. È corretto, ma la prossima volta, signorina Satokawa, sii più onesta quando non sai la risposta. Numeri amicali, numeri fidanzati, numeri socievoli sono tutti tipi di numeri esistenti. Insomma, i numeri possono essere amici, fidanzati e socievoli, ma non sposati. Profondo, eh? Comunque, proseguiamo, questo è il numero primo di Marsen, è piuttosto... Mi sa che hai capito che l'occhio è sta a te. Ma grazie, Star-kun. Cie ti stima. Senti che tu e Cie vi siete avvicinati un pochino. La tua statistica di dialettica è aumentata. Pausa pranzo. Oggi ti sei portato il pranzo, vuoi mangiare qualcosa? Quale persona vuoi invitare a pranzo? Posso invitare anche altri? Allora, io farei Cie, visto... Oh, anche Yumi, giusto. Io farei Cie, visto che non abbiamo ancora avuto modo di uscire con lei. Oh, se sta cosa del pranzo ti avvicina alla gente, tanto vale farlo. Sul tetto del liceo Yasogami. Hai pranzato con Cie. Avete condiviso del maiale allo zenzero aromatico. È delizioso! Non ho mai mangiato niente così saporito prima d'ora. Ne vorrei ancora, però non voglio finirlo tutto. Che faccio? L'hai fatto tu? Grazie. Era il piatto preferito di Cie. Non so perché, ma me lo aspettavo, dannazione. Senti che il vostro legame si rafforzerà presto. Sì, se solo uscissimo assieme, Cie. Porca di quella miseria. Per oggi le lezioni sono finite. Stai aspettando che Yukiko si riprenda. Ma io la capisco, è giusto che non voglia uscire in questo momento. Sta pensando a Yukiko. E visto che già eravamo sul tetto... Ah, giusto, sono... Aspetta, questa è Yumi. Calmi tutti, siete troppi qui. Club sportivo, club di dramma, troppa gente.
Cie, madonna mia, ti tirerei un pugno qui, ti ho dovuto dar da mangiare per farti uscire. Uno dei tuoi compagni di classe, sì. Allora, i sogni l'abbiamo parlato. Chiediamole del perché sul tetto, perché le piace. Allora, Cie è carro, giusto? Esatto, io ho qualche persona del carro, che tra l'altro del carro è anche un mio ex compagno di classe. No, dobbiamo andare a prendere qualcuno. Allora, Cie, ma c'è un gatto! Che bello! Voglio accarezzare il micio. Ehi là, Starkun, che fai? Sembra che Cie non abbia da fare. Visto che possiedi slime, puoi aumentare il tuo legame. Con Cie si rafforzerà presto. Non ti sei fatta vedere fino ad adesso, ho dovuto darti da mangiare come un gattino, te. Allora vieni con me, Cie sembra felice. Ho dovuto darle da mangiare come i gatti per attirarla sulla riva del fiume Samegawa. Questo posto non è male. Per cosa? Allenarci? Lo sapevo. Devo affinare i miei calci, io non riuscirò ad usarli in combattimento. Ho provato ad allenarmi a casa, ma i miei hanno dato di matto quando ho bucato uno shoji. Comunque è ora di allenarsi, giusto? Esatto, brava patata. Lo pensi anche tu, eh? Ci sembra davvero contenta. Allora, alleniamoci assieme. C'è una farfalla, no? Che scocciatura, nessun problema. Sì, grazie Starkun. Tre notine musicali. Cie sembra davvero contenta. Quella cosa, l'affare di quella volta, hai presente? Insomma, l'ombra uscita dal mio corpo. Sapere che esiste un'altra me mi fa sentire patetica. Sento di dovermi impegnare ancora di più. Ok, diamoci da fare. Noi due insieme saremo inarrestabili. Hanno così iniziato i tuoi allenamenti con Cie. Senti che il tuo legame con Cie si è leggermente rafforzato. Pochino. E vediamo a rango 2 che cosa otteniamo. Otteniamo qualcosa? Il carro è migliorato e anche la sua persona. Ottenendo ribellione, che dovrebbe aumentare la chance di critico, se non ricordo male. Oggi iniziamo con il frog jump. Avanti, provaci. Non so neanche come si... Bye bye. Stavo pensando al frog splash, la mossa di Eddie Guerrero, non il jump. E ci è andata a casa. Potrò cucinare anche oggi, dite? Bentornato. Aperto il frigo c'è il miso bianco. Hai la sensazione che una volta fosse miso rosso. C'è un pacchetto di miso rosso, ma la data di scadenza è passata da un pezzo. Vuoi mangiarlo? No. O meglio, cosa succede se mangio la cosa scaduta? A sto punto sono curioso. Ti fa male la lingua. L'odore ti fa lacrimare gli occhi, ti brucia la gola. La statistica di coraggio è aumentata parecchio, tuttavia non ti senti bene. Decidi di andare a letto presto per oggi. Oh, vabbè, dai, abbiamo aumentato il coraggio. Va bene, non importa, va bene così. La pioggia non accenna a placarsi. Ah, è vero, dicevano che pioveva, non accenna a placarsi. Dicevano che pioveva stasera, però non mi sembra di aver visto l'icona. Per oggi le lezioni sono finite, stai aspettando che Yukiko si riprenda. E in teoria oggi è l'ultimo giorno. E a questo punto mi sorge il dubbio che sul tetto oggi non ci sia nessuno. E sono abbastanza sicuro di ciò. E infatti c'è solo la ragazza del meteo, guarda un po'. Oggi quindi i club sportivi non ci sono perché piove. E mi sa che oggi c'è nessuno. Questa è la biblioteca, hai intenzione di entrare? Il luogo ideale per studiare, tranquillo e silenzioso. Ma mi piace aspettare l'occasione giusta per entrarci. Nei giorni di pioggia la città è così silenziosa che si fanno un sacco di progressi studiando. Lo dovevo immaginare. Anche se spesso non ho il coraggio per entrarci. C'è la senpai là dentro. L'altro giorno i nostri sguardi si sono incrociati, ma sono scappata via. Persino oggi devo sfidare me stessa per entrare. Probabilmente gli altri mi prenderanno per una matta. Prima faccio un giro alla zona commerciale. Mi chiedo se nella biblioteca ti fa solo studiare o ti fa anche leggere. Perché magari, boh, con la pioggia ti fa leggere due capitoli in una botta sola. E mi chiedo se questa qua delle crocchette, un po' come in Persona 5, quella che vendeva il pane, quando pioveva ti dava qualcosa di unico. C'è la super crocchetta. Hai detto, costa 100 yen, se fortunato ne abbiamo ancora, forse perché sta piovendo. Gli ingredienti sono un segreto, ma sono sicura che ti piacerà. Oh, va bene, grazie e buona giornata. Hai ottenuto la super crocchetta. E ho ottenuto anche un trofeo. Va bene, proviamo ad entrare in biblioteca. Questa è la biblioteca, puoi studiare in tranquillità. Vuoi passare il tempo in biblioteca? Certo. Hai deciso di studiare in biblioteca.
Vediamo anche la suddetta senpai, chi è? Nella biblioteca del liceo Yasugami. Hai risolto un problema difficile. La tua statistica di conoscenza è aumentata. Ma ancora una volta non abbastanza. Hai studiato mentre la pioggia piacchettava sulla finestra. La tua statistica di conoscenza è aumentata. E ancora una volta non abbastanza. Vaffancuore. Ah, ti odio. Non è vero, dai. Bentornato. Allora, probabilmente ogni volta che lei mi dice ho fatto la spesa puoi creare il bento. E io non ci ho pensato all'inizio, ma ogni volta che trovi il bento puoi mangiare con qualcuno e se quella cosa che hai preparato gli va bene anche a lui, ottieni un bonus per quella persona. Giusto curiosità mia, magari piovendo succede qualcosa da qualche parte, no? Per via della popolarità del mega gyodon nei giorni piovosi abbiamo finito gli ingredienti, a quanto pare oggi ha chiuso. Quindi quando piove c'è un piatto unico? Ci avrei dovuto pensare, sono andato solo quella delle crocchette, non volevo sprecare la mattinata. Dovrei provare domani. Dovrei provare domani. Magari lei c'ha qualcosa di unico la sera che piove? Mi ricordo un uomo che ho conosciuto anni fa, pioveva anche allora. Ehi, potrei confidarti i miei problemi? Ho un piccolino di nome Akihiko. Ultimamente, non importa che cibo gli prepari, si rifiuta di mangiare. Sarà perché ha un lavoro notturno, oppure... che abbia capito che non sono la sua vera madre? Ah, sono così preoccupata che non chiudo più gli occhi di notte. Il pesce nell'acquario si mette a nuotare vivacemente all'improvviso. Ah, Akihiko, che ti prende? Sembra che voglia mangiare quella coccinella Tatsuhime che ti porti dietro. Per favore, potresti lasciarla che il mio piccolino divora quell'insetto? Certo, ho provato a dargli un po' di bricioline, ma non c'è verso. E se non mangia, c'è il rischio che... Ti prego, il mio piccolino è l'unico sostegno morale che ho, ti scongiuro. Oh, certo signora, tutto quello che vuole, anche se mi ha trattato di merda, io l'aiuto. Grazie. Sei così premuroso. Ma in realtà dovrei dargli una voce, ma ormai l'ho iniziata così lo finisco. Sei così premuroso, guarda, potrei persino permetterti di flirtare con me. Stavo scherzando, sciocchino. Non prendere ogni cosa sul serio. E ora eccoti la cena, Akihiko. L'hostess ha immerso la coccinella Tatsuhime nell'acquario. Il pesce ha sputato qualcosa. Eh? Oddio, è un amo. Akihiko, dove l'hai ingoiato? Quindi il mio piccolino aveva un amo incastrato in gola. Ecco perché sembrava così sottotono. Grazie al cielo. Sono certa che si rimetterà presto. Grazie infinite. Hai ottenuto un amo da pesca. Che sollievo che tu stia meglio, Akihiko. Ecco, guarda che ti do. Briciole. E vedi di masticare almeno 20 volte prima di ingoiarle. Briciole. Il pesce nell'acquario se ne disinteressa completamente. Porca di quella misera, ho fatto benissimo a venire qui stasera. Accidenti. Ora che sta meglio è partito per la tangenziale e fa richieste stravaganti. Schizzinoso. Conoscevo un uomo tale e quale. Vuoi briciole? Non fare complimenti, hai ottenuto briciole. Ti darò più briciole se mi porti qualche coccinella Tatsuhime per il mio piccolino. Oh, signora, tutto quello che vuole. Sono contento di essere andato dalla signora. Però aspetta, questo è aperto. Come mai? La sera che fai? Oh, guarda che ore si sono fatte. Ero così preso dalla mia arte che ho perso la cognizione del mondo che mi circonda. Hai scelto la giornata giusta per venire. Farò un'eccezione e ti offrirò uno sconto stasera. Solo perché piove o perché mi è andata di culo? Boh, a questo punto vediamo se studiare a casa oppure potrei leggere. Sì, dai, proviamo a leggere. Quello lì della pesca. Certo, sono 3 capitoli, però vai. Era meglio studiare, mi sa. Inizia a leggere La pesca per principianti. Il consiglio dell'autore per chi ha appena iniziato a pescare è di non scoraggiarsi anche se non abboccano per ore. A quanto pare la forza di volontà è molto importante per i pescatori. Hai letto il libro mentre la pioggia picchiettava sulla finestra. Ah, quindi pioggia aumenta davvero delle statistiche. La tua diligenza è aumentata parecchio. Oh, almeno abbiamo preso un bonus lo stesso. Resta da leggere ancora qualche pagina per la pesca per principianti. Decidi di leggerla un'altra volta. Ok, quindi probabilmente anche avendo studiato avremmo preso conoscenza e diligenza. Dovrei provare. Dovrei provare. E se non c'è nessuno anche oggi, andrei di nuovo a studiare in biblioteca. Giorno. Ehi, ehi, Yukiko mi ha detto che potrà tornare a scuola fra un paio di giorni, quindi lunedì prossimo. Oh, non vedo l'ora, sono così felice. Prego, è stato un piacere, tutto grazie a te, Chie. Dai, lo sai che è stato merito di tutti e tre. O meglio, di tutti e tre e di una specie di animale. Oh no. Che incontriamo qui? Ah, ciao. Oscar! Ehi, Star-kun, oggi abbiamo le prove, ci sarai, vero?
Durante il pranzo, coloro con cui hai instaurato un'affinità sociale potrebbero invitarti a stare con loro dopo la scuola. Accettare l'invito è un buon modo per rafforzare il vostro legame. Se invece rifiuti, potrai comunque trascorrere del tempo con loro dopo la scuola. Vuoi passare il pomeriggio? Cosa mi serve per lei? Il sole? Decidi dopo. Scusami, devo andare a prendere la persona prima. Capisco, beh, come vuoi. Però ricordati di passare, altrimenti finirei per dimenticare tutto quello che ti ho insegnato. Cosa vuoi fare dopo la scuola? Te lo dico dopo. A questo punto, beh, sei disponibile, perché non farlo? E io, come sempre, intelligente, intelligente al culo, non sono andato a controllare una cosa che ho già detto più di una volta. Non sono andato a vedere le previsioni della fusione. Crea una persona con Berit, ma Bufo aggiunto. Domani nulla, solo bonus alle statistiche. Ok, con Mokoi e Valkyria otteniamo Berit, che ha anche 12 di attacco, mica male. Sono Berit, conta pure su di me, ti porterò alla vittoria. Grazie, cavaliere. In base alle condizioni attuali delle previsioni future, Berit ha guadagnato ulteriore potere. Io avevo capito che dovevo usare Berit, non dovevo fonderlo. O forse vale per entrambe le cose. Ah, crea una persona... Sono stupido io. No, crea una persona di Berit. Mentre lui ha 15 di attacco. Potrebbe non essere male prendere lui. Dai, facciamolo così. Sono Ippon Datara. Dovrai mostrarmi la tua determinazione. Hai ragione. Ho abbastanza spazio per prendere Kusit, che è dell'arcano del sole, e andare da lei a teatro. Ehi, Starkun, oggi viene alle prove, vieni, vero? Visto che possiedi Kusit, andrai d'accordo. Presto si rafforzerà. Vuoi passare il pomeriggio con lei? Certo. Ok, facciamo del nostro meglio. Yumi sembra felice. Il club di teatro del liceo Yasogami. Hai partecipato agli esercizi di recitazione. Ti sei dedicato con impegno all'espressione di svariate emozioni. La statistica di dialettica è aumentata, ma ancora non abbastanza. Limitarsi a fare esercizi può essere noioso. La prossima volta reciteremo per davvero. Faremo un'audizione. Cercate di memorizzare la frase che sto per dire. Dopo l'audizione assegneremo i ruoli e chiuderemo con una scena da 5 minuti. Ci siamo? Ora fate attenzione. A turbar la mia anima non è il chiarore della luna, né il dorato scintillio del mare, bensì le lacrime che rigano il tuo viso. Tutto chiaro? Beh, sappiate che non la ripeterò. Bene, cominciamo da Star. Piazzati qui, rivolto verso gli altri. Forza, mettici un po' di cuore. Non preoccuparti, credo in te. Va bene, ci penso io. La battuta iniziava con "a turbar la mia anima". Poi faceva "non è il chiarore della luna". Stai entrando nella parte. Hai recitato la battuta per intero e con grande trasporto. Wow, è bravo. Ok, avanti il prossimo, che non vedremo. Mitan, vuoi provare tu? Sappiamo già che sarai la protagonista. Lo faccio io, sono abbastanza sicura di ricordarmela. A turbar la mia anima. Yumi sembra una persona completamente diversa quando recita. Non è il chiarore della luna, né il dorato scintillio del mare, bensì le lacrime che rigano il tuo viso. Anche gli occhi di Yumi sono gonfi di lacrime. Sembra davvero il personaggio che interpreta. È stato incredibile. È sempre così brava, fa quasi paura. Se qualcuno crede di poter fare di meglio, si faccia avanti. Wow. Ecco, questo non va bene. Yumi, dai, non dire così. Se solo startene qui a flirtare ti rendesse un attore migliore, eh? Beh, comunque, la battuta la ricordiamo tutti, quindi possiamo provarci anche noi, no? Anche guardare gli altri recitare può aiutarci a fare esperienza, non trovi, Yumi? Hai ragione, prego. Hanno provato tutti a recitare la battuta, ma Yumi è stata la migliore, non c'è alcun dubbio. Ok, abbiamo deciso all'unanimità che Yumi sarà la protagonista. L'altro ruolo andrà a Star. Beh, di tizi maschili ce ne sono due, quindi... Insomma, toccava a te o a me, ma io in realtà preferisco dirigere. Cioè, quindi avessimo anche sbagliato, chi se ne frega, no? Dovrà interpretare il marito di Yumi in una piccola scena. Hai memorizzato le tue battute? Sei pronto? Non essere così teso, stiamo solo provando. Però voglio che prendiamo la cosa sul serio, quindi fai del tuo meglio, ok? Ce la metterò tutta. Ok. Beh, ti guiderò io. Yumi sembra entusiasta. Recitare è divertente, vero?
Quando recito è come se stessi vivendo la vita di qualcun altro. Non sono più soltanto Yumi Ozagawa, sono un'altra persona, con un'altra vita. Non mi servono né luci né costumi. Tutto ciò di cui ho bisogno è una parte da interpretare. Tutto ciò di cui ho bisogno è non essere me. Oh. Cioè, una così che è secondaria eppure c'ha un probabilmente un background interessante. Oh, scusa, dimenticherai le tue battute se continui a parlare. Dai, facciamo un tentativo, tesoro. Anata. Con l'incoraggiamento di Yumi, hai deciso di accettare il ruolo di suo marito. Senti che il tuo legame con Yumi si è rafforzato. Vediamo, cosa otteniamo? Qualche bonus? No, strano ma vero no. Ok, vuoi improvvisare un bacio? Perché no? Con l'aiuto di Yumi sei riuscito a completare la scena fino a strappare un applauso ai membri del club. Yumi sembra molto felice, sei tornato a casa. Peccato, niente bonus. Okaerinasai. Bentornato. Ma io voglio pettare lei. Sta piovendo. Grazie. Stupido di nuovo. Mi sono dimenticato di andare al ristorante. Per fortuna che anche domani piove. Però sì, è come dicevo, lui, almeno che non sia un caso, è aperto quando piove e ti fa gli sconti. Dobbiamo ricordarcelo. Però se leggere con la pioggia ci dà un bonus, allora studiare con la pioggia ci darà due bonus. Quello di conoscenza e quello di diligenza, immagino. Io continuerei a leggere, ma per amor della curiosità voglio provare a studiare e vedere se ho ragione. Decidi di studiare. La tua statistica di conoscenza è aumentata. Mentre studiavi hai letto diverse voci del dizionario che hanno suscitato in te interesse. La tua conoscenza è aumentata. Ah, no, è stato un caso che ho ottenuto due volte conoscenza? Vabbè, o forse proprio perché piove. Potrebbe essere. La pioggia non accenna a placarsi. Oggi è la giornata Showa, non si va a scuola. Non puoi far altro che attendere la guarigione di Yukiko. Cosa potresti fare oggi? Allora, prima di tutto, torniamo a ieri sera e invece che studiare, leggiamo La pesca per i principianti. Decidi di continuare a leggere Pesca per principianti. Il consiglio dell'autore per chi ha appena iniziato a pescare è di non scoraggiare... Grazie. A quanto pare la forza di volontà è molto importante per i pescatori, ma dice la stessa cosa. Hai letto il libro mentre la pioggia picchiettava sulla finestra, la diligenza è aumentata. Immaturo a persistente. Perfetto. Resta da leggere ancora qualche pagina. Decidi di leggere un'altra volta. Dicevo, non vedo l'ora di ottenere la lettura veloce perché, dai, sicuro c'è. E niente, il poliziotto neanche oggi ritorna. Ma quelli sono i Power Ranger, ma non è un'immagine a caso dei Power Ranger, sono davvero i Power Ranger. Ma non è vero, non è solo le previsioni del meteo, ci sono i Power Ranger. Allora, visto che la scuola è chiusa, voglio davvero provare a vedere se il ristorante oggi è aperto. Questo è Aya il ristorante, sembra che Aya ci sia una speciale promozione oggi. C'è il cartello, sfida dei giorni di pioggia, mega ghiodon a 3000 yen, se lo finisci è gratis. Senti che mangiare questo piatto farà aumentare varie caratteristiche. Al momento hai abbastanza soldi, allora. Calmi tutti. Io non so se puoi finirlo o ti servono delle statistiche appunto per finirlo. Però io un salvataggio per non buttare soldi, lo faccio. La madonna, area commerciale del ristorante Aya. Hai accettato la sfiga del mega ghiodon speciale dei giorni piovosi. Il riso ancora non si vede. Inizia a sospettare che la tua ciotola sia un portale per il manzoverso. La quantità di carne presente in questa ciotola è sbalorditiva. Per finirla tutta è necessaria comprensione dei propri limiti e la conoscenza di tecniche di rilassamento, il coraggio per sfidare l'oceano di carne e la diligenza per non cedere davanti a una sfida tanto disumana. Tutti questi tratti sono indispensabili per superare la mega sfida del ghiodon speciale dei giorni piovosi. Nelle condizioni attuali non sei in grado di finire il pasto. E quindi non ho aumentato nulla? Hai fatto del tuo meglio per superare la sfida del mega ghiodon speciale dei giorni piovosi e ne sei uscito molto cresciuto. Comprensione, conoscenza, diligenza, ma non il coraggio. Aia, che peccato ragazzo, sono 3000 yen, torna presto. Dopo aver mangiato sei tornato a casa. Allora, ne è valsa sicuramente la pena, perché abbiamo aumentato 3 statistiche. Ah, è tornato. Finalmente. Beh, immagino. お出かけの際には十分ご注意ください。では、時間帯ごとの天気を見てみましょう。霧か。多いな、最近。
これ以上面倒が起きなきゃいいが。e io cambio. Ah, cora. Da notte channel caerono da. Scusa. Il Golden Week, eh? Everyday Young Life Juness. Everyday Young Life Juness. Golden Week, 営業してるって。わかったわかった。連休どっか行きたいのか？どこか行けるの？È sorpresa incredibile. 予定空いてるか？Nessun impegno, ci devo pensare. Non ho nessun impegno in realtà, quindi. Se posso aumentare le statistiche con loro, tanto vale la pena provarci. Voglio andare da Juness. Mo soi kara nenasai. Everyday Young Life. Nanako sembra veramente entusiasta per l'uscita di famiglia. Io lo so già che finiremo a farci chiamare Onii-chan da lei, lo so benissimo. Il Juness, eh? Si accontenta di andare in un posto così vicino. Beh, non voglio costringerti, ma se hai altro da fare, cerca di ricordartelo. Non credo di avere nulla da fare. Sabato è... ed è festa, incredo. Vuoi tornare in camera tua e guardare il canale di mezzanotte? Certo. È mezzanotte. E sta piovendo. La nebbia è arrivata. Non compare nessuno sul canale di mezzanotte. Yukiko è salva, per cui il piano del killer dovrebbe essere stato sventato, almeno per stavolta. Intanto, nell'area commerciale avvolta dalla nebbia... Voce. Perché voce? Non ha parlato nessuno. Vabbè. Yukiko, Ale, ciao, buongiorno. Pensavo saresti arrivata lunedì. Oh, buongiorno. Buongiorno a te. Sono contento, buon per te. No, non è vero. Non ti preoccupare. Di nulla. Yukiko sembra più allegra del solito. Dai, buon per lei. Sono contento. Beh, sì. Ti davi troppo da fare per la tua età. Facciamo amicizia? Carta... Oh, è diventata rossa. Che carina. Fossi la prima. Siamo tutti così, sei già cambiata. Yukiko! A dopo. Yukiko è tornata a essere vivace come sempre. È un bene che tu sia riuscito a salvarla. Alla prima giornata fattibile l'ho fatta. Domanda? Ah, Yukiko-san è tornata. Bene, è un piacere rivedere tra noi l'unica bellezza in classe. Che uomo di merda. Vero, ragazzi? Oh, intendevo che siete tutte carine. No, sul serio. Sono un maniaco. Per favore, non dite ai vostri genitori che l'ho detto, ok? Non voglio finire nei guai. Sei già nei guai. Sei etichettato come schifoso. Comunque, ho un interessante argomento per voi quest'oggi. Chiudete i libri e guardate la dispensa. Quale migliore occasione per interpellare il ragazzo di città, Star-kun? Dica. Qual è il tuo più grande... Qual è il più grande canyon del sistema solare? Vals Marines? Hai dato la risposta che ritenevi corretta.
Wow, la metropoli ti ha fatto bene. Beh, forse non c'entra niente, ma tant'è. La Vals Marines su Marte sono un sistema di valli grandi 10 volte il Grand Canyon. Su Marte c'è anche il Monte Olimpo, la più alta montagna del sistema solare. Sia la più alta montagna che il più grande canyon si trovano su Marte, non è incredibile? Visto che siamo in tema di canyon, vi parlerò un po' delle loro caratteristiche. Hai dato la risposta esatta. La tua conoscenza è aumentata. Ciao, ho portato da mangiare. Sempre mangiare, pensa. Dio mio. Tanto non lo sa. Amagi-san,嫌なことを無理に思い出さす気はないんだけど. Quindi sei stata effettivamente rapita. Ti hanno proprio preso di peso. けど、やっぱそのライキャクってのが犯人？どうだろうな。もしそうなら相当大胆だぜ。玄関からピンポーンなんてさ、目撃者がないか警察も洗ってんだろうけど、あんま期待できねえな。ええべ。すぐ身元割れるような鳴りで歩き回んねえだろうし。なんでこんなことすんだろう。 そこまでは犯人に聞いてみなきゃわかんねえな。エロフロンテレーモ、ピュアバンティ。一つ大事なことがはっきりした。人が次々向こうに行ってんのは偶然じゃない。こっちにいる誰かさらって、テレビに放り込んでるんだ。3人組の人数は3人だ。3人目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 の人数は
私もやるからね。あれ。あんな場所に人放り込むなんてさ、もう絶対ぶちのめす。知恵。Va bene, lo farò. Devo essere onesto, mi sta piacendo, mi sta piacendo. Graficamente è molto vecchio, però mi piace. それに、もし自分が殺したいほど誰かに恨まれてるなら、知らなきゃいけないと思う。Non penso che ti odi, penso che fossi solo scomoda, semplicemente. よし、じゃあ全員で協力して捕まえてやろうぜ。Penso semplicemente che tu fossi scomoda, Yukiko. Yukiko si è unita al gruppo. Non ho letto, però sapevo che sarebbe aumentata il rango della squadra. Bravi. L'affinità sociale è arrivata a livello 2. Il potenziale del matto è migliorato. Aspettiamo il prossimo caso, semplicemente. Grazie Yukiko, lo sapevamo. E ne dubito che ce la faremo, però. Narodo na, iikamo. Già, imamade no higaisha no kyotsuten, agete mio se. Hitori me, Joshiana no Yama no Mayumi. Futari me, Konishi Saki, senpai. Sono tutte donne. Sanin me, Amagi Yukiko. Zein no kyotsuten wa. La presentatrice non abitava in Aba, era solo venuta. So che è banale, ma a questo punto sono tutte donne. Ma non penso sia la vera motivazione. Ne dubito. とすると山のアナの事件と関わりのあった女の人が狙われるってこと。とりあえずはそう考えられると思う。È la più palese, ma ne dubito。次もしまた誰かいなくなるとすれば、雨の晩に例のテレビに映るのかな。Esatto。ユキコの時もそれっぽいの流れたし。最初のうちははっきり見えないけど、
重要なのはいなくなる前に移ったってことだ。まるで誘拐の予告だぜ。あれが何なのかは分かんないけど、今は当てにするしかない。次に雨が降ったら、Qualcuno scomparirà. Pare che il canale di mezzanotte sia l'unico mezzo per capire chi verrà rapito. Ma ecco, devi ricordarti di guardarlo la prossima notte di pioggia. Viene mostrato perché è un caso o lo mostra proprio l'assassino? Eccola, subito. Madonna mia, che fame. No, sensei, hitokuchi, toriaezu hitokuchi ajimi. Ussai na, kaeba ii jan. Hitokuchi dake da kan ne. E adesso se lo sbaffa tutto. Il delizioso profumo della tazza di udon viene verso di te. Vuoi provarlo anche tu? Chotto taberu? Ecco. Ingozzati, prova solo un morso. Grazie. Che buono. E adesso se lo mangia tutto. È troppo buono per fermarsi. No, che stronzo! Fermati! Scusami. Dai, io ho scelto di non farlo. Perché è successo? Niku? Oage. Ma, Yukiko, niku de tofu. Ma io voglio il tofu, che mi frega della carne. Ma io volevo il tofu. Aburami sukunai no nara iyo. Yoshi, kyōgi no kekka niku de yurusu. Incarnazza. Sukunai no te file. Ah! File ni. Buono e costoso. Vabbè, ti tocca. File ni. File mignon. Ma io non ho scelto di mangiarla. È successo perché è successo. Non volevo fare il maiale. Vi sta già così. Madonna. Ma ikka, niku wa niku da shi. File niku to wa hodo toi kedo. Yukiko, daijoubu? No, mi va bene. Sono ancora arrabbiata. Uno stronzo. No. Beh, ma nel mondo della TV poteva spostarsi tranquillamente. Però non è lei, sicuro. Potrebbe aver visto il colpevole. Per metterla a tacere, ovviamente. Esatto. Demo, hannin wa terebi ni ireta dake da yo ne. Keisatsu ni tsukamaru hodo no shouko nante aru kana? Sore nan da yo na. A parte il cadavere non c'è nulla. Inaka wa taikusou da to omotte tara. Shinjirarenai koto bakka da na. Ciao Adachi. Otto, shin menu hakken den. Are? Kono mae no keiji-san? Ehi ragazzi. Are? Kimi Dojima-san tokoro. Soda, chodo yokatta. Dai, dici. Dojima-san, kyō wa teiji de agareru kara tte. Nanako-chan ni mo tsutaete kureru? Domo. Adachi desu. Del galoppino. Teiuka, aibō ne. Oshigoto taihen sō ssu ne. Seiken wa omoshiro gatteru mitai da kedo, bokura wa sō iu wake. Beh, certo. Ano, yappa Konishi-senpai ga neravareta no tte Kuchifuji nan desu ka? Non posso parlarne. Ii toko tsukarechatta ne.
Devi dire la cosa giusta. Non dire che quello che devi. Ok, ha detto la cosa ovvia però. もし口封じだとすると彼女以外の人が見ても証拠だとわからないものが遺留品にあったとかね。とすると犯人は小西咲に非常に近しい人かもしれないよね。柊木美鈴の周りからは何も出ないし、あ、僕の推理いい線いってるかも。あっと、また喋りすぎ。 l'hai fatto apposta sicuramente. L'hai fatto apposta a dircele le cose sicuro. Oh no. Aspetti che le ragazze finiscano di mangiare e poi decidi di andare nel mondo della TV. Ad andare a trovare Teddy. Ma dovevamo uscire con Nanako e Dojima. Eh già. Ciao. あの時の Kuma-san. 夢じゃなかったんだ. Yuki-chan, genki? Kuma-ne, Yuki-chan to no yakusoku mamotte, ii Kuma ni nishita. Bravo. Erai. È innamorato. Ma, kono Kuma-kichi no tame ni mo hannin mitsukeyou tte koto ni natte sa. Watashi mo nakama ni irete moratta no. E allora prendi questo paio di occhiali. Issuni ganbarou tte omotteta Kuma. Dakara Yuki-chan ni yoi shiteta Kuma yo. Palese. Rossi, ovviamente. Che carina lei con gli occhiali. No, arcobalenati. Arigatou Kuma-san. Honto da. Kiri ga harete mieru. Che carina. なんでそんなにメガネ持ってるわけ? よくぞ聞いてくれたと言ってるぞ。 これ Kuma が作ってる Kuma よ。 Aperto un business. Kuma はここに住んで長いからここで快適に過ごす工夫は怠らない Kuma。 でも Kuma さんはメガネ。 No, abito in questo mondo. おっと、それ聞いちゃう？またまたいい質問、Kuma。何を隠そう？ Kuma はこの目自体がレンズになってるクマ。知らなかったクマ。Beh, potevamo arrivarci. 何に対して興味ない的なふりして意地悪してるクマ。 Beh, in pratica no. クマはすごく器用クマよ。見るクマ。指先がこんなに動いている。Teddy muove delicatamente le dita. わからんわ。あれ、何か落ちたよ。Occhiali col naso. それちょっぴり失敗したメガネ。ああ、これ。No, ti prego. ちょっと No, perfetto. No. Ma merda, sono perfetti. Yatta! Ma almeno si diverte, dai. これ気に入ったクマ? Posso tenerli? Watashi, kore ga ii. Oyame nasai. Kumattana. Sore honmono no renzu haitte nai Kuma yo. Oh, che peccato. Kunna koto nara chanto yoi shite okeba yokatta Kuma. Oh, ecco, esatto. Hai, tsugi wa Chie ne. No, dai, ti prego. Shouga nai na. Vediamo Chie come sta coi baffi. Allora, il prossimo è Yosuke di sicuro. Noi saremo l'ultimo. Ma come se la ride? Oh, ma è andato avanti. No, non sapevo che schiacciare triangolo mandasse avanti. Scusami. Ma, Amagi ga genki deta mitai de yokatta yo. Meno male. Come siamo finiti a questo? Yukiko-san, pronto? Dio mio. Come caruccia però. Adesso vomita per terra. Oh, se si è divertita lei. Hai deciso di ritornare a casa.
Ed è già sera. Ma noi non dovevamo uscire? No. Non era oggi allora. Ci sono dei precedenti. Esatto. Beh sì, staccare fa sempre bene. Mi va bene qualunque posto. Me l'hai già chiesto ieri, certo. Se dicevo di no, probabilmente, dicevo non saprei, mi avrebbero convinto lo stesso. Esatto, e non fanno bene una bambina così piccola. Ci penso io. esatto. E li farò buoni. Nanako è contenta. Sei stato scelto per preparare il bento della famiglia, ma no. Ma li faccio già adesso? Le vacanze, non vedo l'ora. Una vacanza, eh? Dobbiamo prenotare subito? Direi di sì. Ok, quindi Dojima è in casa, non posso uscire. Mi manca da leggere solo un capitolo. Però oggi non sta piovendo. Finiamolo almeno, dai. Decidi di continuare a leggere, non abboccano per ore, la forza di volontà. Hai finito di leggere Pesca per principianti. Ora senti di poter pescare più a lungo. Ma mi chiedo, non dice che puoi pescare, ti dice più a lungo. Questo vuol dire che potevo già farlo prima? Ed è il primo di maggio. Oggi non c'è scuola. Ti chiedi se oggi qualcuno apparirà nel canale di mezzanotte. Non puoi fare altro che attendere. Cosa potresti fare oggi? Bella domanda. Chi è che mi chiama? Ehi, pronto? Sono io, Chie. Hai tempo di entrare nella TV oggi? Ora che Yukiko è con noi, potrebbe essere una buona idea farle fare esperienze in quel posto. Chiamaci se vuoi andare, ci vediamo. Chie ha riattaccato. Stai valutando se esplorare il mondo della TV oggi. Livellare un po' o... Ora puoi guardare altre cose oltre a Persona 4 Golden. In che senso? Puoi assistere a spezzoni dei concerti Persona Music Live, rivedere i filmati del gioco, eccetera. Puoi selezionarli e apri il menu della sovraimpressione TV. Il pulsante sovraimpressione TV è disponibile solo nel tempo libero, per esempio dopo la scuola o di notte. Puoi cambiare le impostazioni per far sì che il pulsante appaia ogni volta che è disponibile a un nuovo programma. Per farlo attiva l'opzione notifica aggiornamento TV. Non ho capito. Sai che quasi quasi io entrerei nel mondo della TV se oggi non c'è nulla da fare. C'è un cane. Ciao cane. Ti va di entrare nella TV? Un po' di esperienza di combattimento diretta non fa mai male. Vuoi convocare gli amici? Allora, aspetta. Sembra delusa. No, aspetta. Ti dico più tardi, dai. Così non si offende. Beh, a me di sicuro un po' di esperienza extra non farebbe male. E soprattutto voglio... riguadagnare un po' di soldini spesi. C'è un gatto. Miau, miau. E c'è uno con dei problemi. Ehi tu, sei di queste parti, posso chiederti una cosa? Dimmi. Hai mai sentito parlare di Mori Ranmaru? Anni fa era possibile reperirlo da Konishi Alcolici, il negozio che si trova nell'area commerciale qui in città. Tuttavia, visto che per qualche motivo non era popolare, hanno smesso di venderlo. Comunque sia, sono venuto fin qui, perciò non posso tornare a casa a mani vuote, mi capisci? Tu sei di queste parti, no? Pensi di potermi rimediare un Mori Ranmaru? Una volta era possibile trovarlo nel negozio di Konishi-san, quindi deve trattarsi di un prodotto locale. Non conosco bene la zona, quindi potresti trovarlo per me. Ti ricompenserò a dovere, che ne dici? Certo. Grazie, non sapevo proprio che fare. Ottieni Sochu Mori Ranmaru. Volevo solo vedere prima di andare nel mondo della TV. Io come faccio a pescare? Hai per caso un amo da pesca? Ah, è vecchio, è il vecchio. Oh, ce l'hai. Se potessi prestarmelo, te sarei grato. Va bene. Cielo, sei disposto a darla a un perfetto estraneo come me? Ti sono debitore, devo ringraziarti in qualche modo. Ci sono, sai pescare? Fammi mettere l'amo che mi hai dato e... prendi. Hai ottenuto una canna da fiume. Avanti, non c'è motivo di essere timidi. È
vecchia e questa è un'ottima occasione. Accettala, pensavo comunque di comprarne una nuova. E per dimostrarti la mia gratitudine, usala come meglio credi. Ah, così? Ok, non perdiamo la giornata per questo. Però, fantastico, abbiamo ottenuto l'amo, abbiamo le esche. Ma poi scusami, perché il vecchio... forse proprio perché... per un atto di gentilezza lui l'avrebbe regalata comunque, se no la buttava. Detto questo, andiamo con Cie e gli altri nel mondo della TV. Ok, mettiamocela tutta. Cie è molto determinata. Ne sono contento. Cosa facciamo oggi? Entriamo nella TV allora. Andiamo di già? Eh certo. Allora, non avevamo senso di entrare. Solitamente non l'avrei fatto, ma non abbiamo di meglio da fare. Bentornato! Mi stavo annoiando un sacco. Quasi dimenticavo, per qualche motivo sento che c'è un'ombra molto potente nel castello. Forse questo mondo sta diventando instabile a causa dei viavai. Non penso che quest'ombra sia legata al colpevole, ma la sua presenza qui non mi piace. Mi sentirei meglio se venisse sconfitto. Credo si riferisca al Reaper. È solo merito tuo se sono qui, non è vero? Starkun, non so come ringraziarti. Andiamo al castello allora. Non ho molta voglia di tornarci, ma se insisti... Beh, dobbiamo tesoro, ti devo livellare. Ma in realtà, guarda che... è messa molto meglio di come era messa Cie. Ho fatto una cazzata. Prima avrei dovuto comprargli un equipaggiamento, non ci ho pensato. Ora che ho preso l'equipaggiamento, direi che possiamo entrare. Benvenuto alla stanza di velluto. Che è successo? Dov'è Marie? E c'è un bigliettino per terra. C'è qualcosa di diverso, non c'è traccia di Marie. Se è Marie che stai cercando, l'ho mandata a fare una commissione, sarà presto di ritorno. Dove l'hai mandata? Oh, non hai nulla di cui preoccuparti. Si tratta di una commissione che naturalmente di competenza di coloro che risiedono nella stanza di velluto. Non le permetterei mai di aggirarsi in solitudine all'interno del vostro mondo. E quel biglietto? C'è un pezzo di carta sul pavimento. Oh, questo cos'è? Deve averlo perso lei. Sembra che il pezzo di carta appartenga a Marie. C'è scritto sopra qualcosa, forse dovrei restituirglielo. Ah, aspetta, no. Marie, in preda all'agitazione, ti strappa di mano il foglietto. No. Cosa stai facendo? Insomma, cosa stai facendo? L'hai letto? No. Succo. Ah, davvero? Allora, bene così. Marie sembra molto sollevata. Dimentica tutto ciò che è successo, tutto. Adesso ti ipnotizzo. Dormi. Non hai visto niente e ora svegliati. Una reazione alquanto interessante. Le parole su quel foglietto sono davvero così imbarazzanti? Ti prego di scusarci. Riproviamo. Benvenuto alla stanza di velluto. Benvenuto un corno. Ci è mancato poco. Marie torna a sedersi, ancora in preda all'agitazione. Oh no. Allora, che previsioni ci sono per oggi? Crea una persona di Jack Frost, resiste al fuoco aggiunto. Ah. Mica male la resistenza al fuoco per Jack Frost, eh? Beh, Jack Frost è un'ottima persona all'inizio del gioco. Ti giuro che se mi usciva un errore di fusione mi incazzavo, Igor. Grazie al mago ottiene già più punti esperienza. E grazie alla giornata di oggi... ottiene un altro bonus. Due livelli addirittura, la madonna. Forse tre? No. Otteniamo potenziamento al ghiaccio e in base alle condizioni delle previsioni otteniamo altri bonus, tra cui forza, magia e resistenza al fuoco. E visto che è meglio non fare cavolate, la registriamo sopra quella vecchia. Perfetto. Ora entreremo nel castello in live.